Benvenuti in questo nuovo video, un'esplorazione di una gigantesca fabbrica in puro stile anni 60. Ma qui il tempo non si è fermato, e nell'abbandono la fabbrica è diventata meta di rave e writers. Questi ultimi hanno forse aumentato il fascino del complesso. Ma la sua bellezza non deriva da semplici disegni. Come ogni fabbrica, è la grandezza a stupire maggiormente. E qui lo spazio sicuramente non mancava. Il capannone è immenso e ricorda la plancia di una gigantesca nave. Questa fabbrica lavorava nel campo della plastica. In particolare venivano prodotti vari tipi di tubi polietilene. Ma non solo, venivano anche prodotti tubi per fluidi in pressione, tubi per scarico interrato e tubi per il gas. Qui c'erano uffici per la gestione della produzione. Malgrado gli ambienti siano molto grandi, l'azienda nell'ultimo periodo aveva soltanto 18 dipendenti, anche se non è da escludere che in periodi precedenti sia arrivata ad avere più del doppio del personale. È strano che qui siano rimasti dei fogli degli anni 80 ancora appesi al muro. Non sappiamo quando questa fabbrica venne edificata, ma questo avvenne senz'altro prima degli anni 50, ed è sicuro che in precedenza la ditta si occupava di un altro tipo di produzione. In questa parte del capannone c'erano diverse presse per la produzione dei tubi in plastica. Tutti i macchinari sono stati portati via alcuni anni dopo il fallimento della ditta. Sul pavimento rimangono ancora i cavi di questi macchinari, gli ultimi segni della loro presenza.
Lateralmente al capannone c'era la parte amministrativa, molto più piccola rispetto al reparto di produzione. Sono ambienti sterili e privi di vita, scarabocchiati e colorati da numerose scritte. Nel 1986, la precedente azienda, che si occupava sempre di produzione di tubi plastici, ebbe dei gravi problemi e subentrò quindi questa società. La domanda sorge spontanea. Quando venne chiusa esattamente la fabbrica? Confesso che non è stato facile scoprirlo, ma su internet è rimasto un microscopico indizio. Un articolo della stampa parla di una chiusura avviata dall'azienda per l'abbandono della lavorazione della plastica da parte della ditta, che disponeva anche di altri stabilimenti oltre a questo. Erano i primi mesi del 2003. Il 31 gennaio di quell'anno l'azienda comunicò la volontà della sua chiusura. Iniziò quindi un calvario già visto troppe volte, in futuro e nel passato. Vennero avviati diversi summit tra aziende e sindacati e il 21 febbraio 2003 venne decretata come irrevocabile la chiusura dell'azienda. Ma vennero anche previste buonuscite per i dipendenti. Venne anche fatto appello al sindaco del paese, per fare in modo che i 18 dipendenti non venissero licenziati in tronco senza nessun spiraglio di luce. Ma non sappiamo come finì questa brutta storia. Sappiamo soltanto che la ditta infine venne chiusa, probabilmente intorno alla metà del 2003. Dopo allora, solo abbandono e decadimento. E questi ambienti lavorativi hanno cessato la loro funzione da più di 15 anni. Qui non esiste alcun futuro, solo ambienti decadenti e ormai privi della loro funzione originale. Vi ringrazio per la visione di questo video e noi ci vediamo, come sempre, nella prossima esplorazione.